parlato di Cuneo, il mio Mondovì diceva. Abbiamo parlato delle valli cuneesi. Adesso continuiamo il nostro viaggio, ci spostiamo, saliamo leggermente a nord e cominciamo ad impegnare la valle di Susa, perché Susa è un altro sinonimo di alpini, perché non la finiremo più in questa giornata di trovarci ad avere a che fare con dei nomi che rappresentano l'alpinità, che rappresentano la nostra storia. Sezione di Susa, sezione Valsusa. E beh, ci fa molto piacere vedere il vessillo scortato dal presidente sezionale e dal nostro Federico Bonato, nostro amico, fratello, comandante, ex comandante, generale, ma soprattutto alpino nell'anima, nella realtà, nel modo di essere. E vedere una rappresentanza con bandiera dei chasseurs alpins, e cioè dei nostri frères français, fratelli francesi, perché le montagne, come abbiamo detto, non dividono, le montagne ci uniscono. E la fanfara di Susa, dopo i sindaci alpini, la fanfara di Susa che precede i gagliardetti dei gruppi e sfila suonando la nostra marcia di coscritti piemontesi, la marcia dei coscritti piemontesi, che dice che è il Piemonte che dà all'Italia la sua più bella gioventù. E questo è successo per generazioni e generazioni. Generazioni e generazioni, quelle generazioni di soldati che per esempio, di alpini, che per esempio andarono a comporre le compagnie, i plotoni e le squadre del battaglione Susa, di quel battaglione che andò all'assalto, perché quando ce n'era bisogno, quando la situazione bruciava, quand la brusa, su dal Susa! Quando la situazione si faceva difficile, allora era il momento del Susa, era il momento di questi alpini. Una tradizione straordinaria, tant'è vero che dall'inizio della storia delle truppe alpine, in tutta la valle di Susa furono da sempre reclutati gli alpini che andarono a comporre le fila delle compagnie, dei battaglioni, dei gruppi d'artiglieria da montagna. Questo per generazioni e generazioni. Il battaglione Susa, il terzo reggimento alpini e poi la 40ª batteria, che orgogliosamente, i cui veterani orgogliosamente adesso sfilano davanti a noi. La 40, tutto questo è storia della sezione Valsusa, è storia che è raccolta e trasmessa dagli alpini della sezione Valle Susa. E ovviamente non finisce il nostro viaggio, il nostro viaggio è molto lungo, è molto lungo. Ed è sì un viaggio che continuamente ci porta...